Nessuno avrebbe mai pensato che si poteva scatenare questo inferno. Nessuno si sarebbe aspettato che quel 21 febbraio il nostro paese, e in particolare Piacenza, tanto vicina al focolaio lodigiano, piombassero nel caos della pandemia. Siamo riusciti ad evitare la guerra, noi siamo degli ultra ottantenni e tutti questi anni qui c'è sempre stata pace. Questo però è peggio di una guerra. Più di così, peggio di così non poteva mica andare. Quando l'ho saputo ero a Bergamo, il venerdì stesso, per cui figuriamoci quale poteva essere la sensazione. Ma cosa ricordano le persone degli ultimi attimi di libertà vissuti prima dello scoppio dell'emergenza? Ci riuscivamo a vedere più spesso, vero? Quello sicuramente. Adesso è un po' un problema incontrarsi. Eravamo un po' più liberi, anche un po' più spensierati. Diamo più valore a queste cose adesso. Che il giorno prima io ero a Codogno, la sera prima, deve essere scoppiato mi sembra il 21, venerdì, e io il giovedì sera ero al bar con amici normalmente, quando la mattina dopo mi hanno telefonato dicendo che era stato scoperto il primo caso, e da allora non è più finito niente. Comunque speriamo che si tratti solamente di un periodo, perché se non è solo un periodo è una bella fregatura. Cosa le manca di più della vita pre-Covid? La serenità per il futuro.